Siamo qui al valico di frontiera ungherese-ucraino, a Barashgurani, e gli autobus sono davanti a noi, autobus da diverse città, e stanno arrivando i rifugiati. Siamo qui grazie agli ungheresi della Transcarpazia. Buona giornata, sono Laszlo Torokzai, il sindaco di Asottalom. Aiuteremo anche noi a portare persone a Barashgurani. Ecco perché siamo venuti. Így van, így van. Beregsurányban. Azért jöttünk. Sono qui al confine ungherese-ucraino, al valico di frontiera di Barashurani. Siamo venuti qui perché dal primo giorno della guerra abbiamo organizzato il movimento della nostra patria e la nostra organizzazione partner per aiutare i nostri compatrioti ungheresi in Transcarpazia. Abbiamo visto fin dai primi istanti che è un grande aiuto alle famiglie, soprattutto per le donne e per i bambini che passano a piedi senza auto. A proposito, se stiamo parlando di questa guerra che sta succedendo qui ai nostri vicini, diamo un'occhiata dietro le quinte, vediamo di cosa tratta veramente questa guerra. Parliamone nel modo in cui non parleranno in nessun media in questo momento. Dopotutto i media occidentali fanno propaganda di guerra, ma naturalmente anche i media russi fanno propaganda di guerra. Quindi vediamo cosa c'è dietro la guerra in Ucraina. Tutto è iniziato con il fatto che poco più di 30 anni fa l'Unione Sovietica, insieme al blocco comunista nell'Europa orientale, è andata in pezzi. Sembrava che si presentasse l'opportunità di creare un ordine mondiale unipolare, invece di un ordine mondiale bipolare. Per comprendere l'attuale politica di Putin, dobbiamo sapere che secondo la visione russa prevalente, l'Ucraina e la Russia sono una nazione e un'Ucraina indipendente non ha il diritto di esistere. C'è senza dubbio qualcosa di vero in questo. Poiché la Russia di oggi è stata effettivamente creata dalla storica Rus di Kiev, ne è una derivazione, il nome Russia stessa deriva dal nome della Rus di Kiev. Il nome dell'Ucraina in realtà significa zona di confine. Nel Medioevo e nella prima età moderna, gli ucraini erano chiamati piccoli russi e la statualità ucraina nacque per la prima volta nel 1922 nell'Unione Sovietica. L'Ucraina, creata nel XX secolo, è stata creata dai territori polacchi, rumeni e ungheresi, oltre all'ex impero russo. században kreált Ukrajnát az egykori orosz birodalmi területek mellett lengyel, román és La magyar Crimea, che ha mantenuto il suo status di repubblica autonoma, apparteneva alla Russia ed è entrata a far parte della Repubblica Socialista Sovietica Ucraina solo nel 1954 come dono personale e arbitrario di Nikita Khrushchev. La prossima data importante è il 1991, quando sulle rovine della fatiscente Unione Sovietica fu proclamata l'indipendenza dell'Ucraina. La Crimea aveva già causato conflitti minori tra Russia e Ucraina. E il 1 dicembre 1991 si tenne un referendum in Transcarpazia, in cui la stragrande maggioranza di coloro che abitavano votò per uno Stato autonomo, per una forma di autodeterminazione. Ma questo legittimo referendum, ancora aggiornato, non sono stati applicati dai governi di Kiev. Il memorandum di Budapest è stato firmato nel 1994 per garantire l'integrità territoriale dell'Ucraina, in cambio dell'adesione dell'Ucraina al trattato di non proliferazione, che ha portato al disarmo del terzo arsenale nucleare più grande del mondo in Ucraina tra il 1994 e il 1996. E siamo arrivati alla svolta, alla cosiddetta rivolta del Maidan.
Nel novembre 2013 sono scoppiate proteste in piazza Maidan a Kiev perché il presidente ucraino Viktor Yanukovych non aveva firmato un accordo di associazione con l'Unione Europea. Le proteste presto culminarono in sanguinosi incidenti, dopo che i cecchini della polizia antisommossa hanno sparato contro i manifestanti, uccidendone a dozzine. Ciò significò l'inizio di battaglie armate con conseguenti vittime. Infine, nel 2014, Yanukovych fugge in Russia. Secondo Yanukovych e Mosca, tutto questo è stato un colpo di Stato, sostenuto da forze straniere. Sebbene sia chiaro che una parte significativa della popolazione ucraina ha sostenuto le proteste, squadre di ribelli ucraini che hanno anche ucciso la polizia durante la rivolta del Maidan hanno anche attaccato i civili filorussi, proprio come negli scontri a Odessa, ad esempio, che hanno provocato 48 vittime civili. Secondo alcune opinioni sarebbe avvenuto un pogrom antirusso. E se ci fosse una partecipazione straniera alla rivolta del Maidan? Anche organizzazioni internazionali, ambasciate dell'UE e degli Stati Uniti, hanno sostenuto di fatto la rivolta del Maidan. E come si legge sul giornale dell'associazione culturale ebraica ungherese, denominata Szombat, una delle squadre di ribelli civili a Kiev era composta da ex soldati israeliani e venne elogiata. Una delle più importanti organizzazioni ucraine della rivolta del Maidan, il settore destro, che è stato coinvolto nel massacro di Odessa in alcuni atti di terrorismo e omicidio, e ha persino attaccato con armi da fuoco un membro del Parlamento e la polizia in Transcarpazia, sono coccolati da un circolo occidentale, ma piuttosto globalista. Il leader del settore destro era precedentemente nella lista dei ricercati dell'Interpol, ma dal 2016 il suo nome non compare più sul sito web dell'Interpol, per l'appunto. Dmitry Jaros è persino diventato membro del Parlamento. È stato nominato consigliere del comandante in capo delle forze armate ucraine lo scorso novembre. Inoltre, il settore destro, che ha commesso atti terroristici, non solo non è stato bandito ed etichettato come organizzazione terroristica, ma può perfino avere una pagina Facebook. Mentre nel frattempo il presidente in carica degli Stati Uniti, Donald Trump, e io siamo stati banditi ed eliminati. Allo stesso tempo è importante notare che il filorusso Viktor Yanukovych manteneva un sistema corrotto fino al midollo e utilizzava tutti i metodi possibili per opprimere i politici dell'opposizione. Allo stesso tempo, il conseguente sistema politico, governo e presidente dell'Ucraina filo-occidentale, hanno costruito esattamente lo stesso sistema corrotto. A seguito della rivolta del Maidan, o da un altro punto di vista del colpo di Stato, la Russia ha annesso la Crimea nel 2014. E poco dopo, nel Donbass, nell'Ucraina orientale, è iniziata una rivolta armata filorussa con la partecipazione attiva di Mosca, nel così chiamato Donetsk e Luhansk, dove da allora ci sono state battaglie quasi costanti. Bene, questo è l'antecedente politico visibile dell'invasione russa iniziata il 24 febbraio 2022. Ma diamo un'occhiata agli aspetti meno visibili di questa storia. Cosa vorrebbero nasconderci? E che cos'è la disinformazione in tempo di guerra? Negli ultimi anni gli Stati Uniti hanno iniziato ad armare in modo intensivo l'Ucraina. E il nuovo presidente ucraino Vladimir Zelensky ha chiarito che non rinuncerà alla Crimea né al Donbass. Inoltre, poco prima che l'invasione russa fosse lanciata il 22 febbraio, Zelensky aveva già annunciato che non avrebbe rispettato il memorandum di Budapest, il che potrebbe anche significare che l'Ucraina sarebbe tornata ad essere una potenza nucleare. E questo ci porta alla questione più importante dell'intera guerra in Ucraina. Putin sostiene che se la Russia non agirà, l'Ucraina prima o poi attaccherà la Russia per rivendicare la Crimea. E con l'adesione dell'Ucraina all'UE e alla NATO, la zona cuscinetto tra i due poli del mondo saranno eliminati. E potrebbero essere installati missili NATO di fronte a Mosca, per esempio, a soli 500 km dalla capitale russa, vicino al confine ucraino-russo. Queste preoccupazioni russe erano giustificate? Sebbene ci siano segnali di ciò, non lo sappiamo esattamente. Una cosa è certa, però: negli ultimi anni i detentori del potere hanno fatto di tutto per peggiorare i rapporti ucraino-russi.
E chi sta tirando i fili? Chi vuole un ordine mondiale così centralizzato e unipolare? Ho già presentato in diversi video le aspirazioni del World Economic Forum, che governa gran parte della politica mondiale. Lanciato nella prima metà del 2020 in connessione con il nuovo ordine mondiale che hanno chiamato il Grande Reset. Il mio video chiamato Coronavirus and the New World Order è stato realizzato nel 2020. Nel 2021 ho realizzato un video intitolato L'ordine, il nuovo ordine mondiale è stato costruito all'ombra del coronavirus e anche un video intitolato Vi presento i governanti del nuovo Covid ordine mondiale. Consiglio a chiunque non li avesse ancora visti di dare uno sguardo per capire cosa sia in realtà il World Economic Forum e chi sono le persone dietro, quali sono quelle multinazionali che stanno di fatto riconciliando i loro interessi dietro al WEF. All'annuale summit mondiale di Davos, oltre alle migliaia di società globali che governano l'economia mondiale, migliaia di leader politici di tutto il mondo si riuniscono e negoziano a porte chiuse. Se tre società ungheresi coordinano i loro interessi economici e influenzano la formazione dei prezzi, lo chiamiamo cartello ed è un crimine. Ma nessuno osa chiamare cartello il World Economic Forum. Ho già rivelato in molti dei miei video come le società globali dietro il World Economic Forum, con in testa Bill Gates, siano collegate al coronavirus e ai vaccini. Esaminiamo ora il rapporto tra il World Economic Forum e la guerra in Ucraina. Negli ultimi due anni il World Economic Forum ha costantemente messo annunci sul coronavirus e sui vaccini e non abbiamo visto nient'altro sul sito web dell'organizzazione. Tuttavia, questa è una cosa sospetta. Se apriamo ora le loro pagine, vedremo sventolare la bandiera ucraina. E il messaggio del World Economic Forum è di dare il suo pieno sostegno al popolo ucraino, l'innocente popolo ucraino sofferente. I miliardari che governano il mondo mentono ancora quando dicono che vogliono solo salvare persone. Perché, come ho appena detto prima, l'America, la NATO, e infatti nelle parole del presidente americano fallito o rovesciato Donald Trump, lo Stato profondo, il Deep State, ha iniziato ad armare intensamente l'Ucraina negli ultimi anni. Esaminiamo esattamente chi sono i beneficiari di questo armamento. Chi sono i vincitori veri in questa guerra, come in qualsiasi altra guerra? Diamo un'occhiata all'elenco dei maggiori produttori di armi del mondo. Le aziende statunitensi sono i maggiori produttori di armi a contratto del mondo. Secondo un recente sondaggio dello Stockholm International Peace Research Institute, che classifica le aziende in base alle entrate militari. È un settore da quasi 400 miliardi di dollari basato sui ricavi dei primi 100 produttori ed è in crescita costante da ormai 3 anni. Diamo un'occhiata all'elenco dei più grandi produttori di armi del mondo. In primo luogo troveremo un'azienda americana chiamata Lockheed Martin, le cui entrate sono quasi il doppio di quelle del secondo classificato e un multiplo molte volte superiore a quello delle successive. Possiamo dire che Lockheed Martin è il più grande beneficiario di tutte le guerre. Ora vediamo se riusciamo a trovarlo tra le multinazionali dietro al World Economic Forum. E ovviamente la risposta è sì, Lockheed Martin è lì, nella lista. A proposito, il vincitore del secondo posto, Boeing, è anche una multinazionale americana. E naturalmente Boeing è anche una delle società globali dietro al World Economic Forum che sostiene un nuovo ordine mondiale. Esaminiamo però anche se i primi 10 giganti russi di maggior valore sono tra le aziende dietro al World Economic Forum. Ebbene, né Gazprom, né Sberbank, né Rosneft, né Novatek, né United Heavy Machinery, né Nornickel, né Polius, né Surgutnfegas, né Novolipesk Steel si possono trovare tra le grandi aziende dietro al World Economic Forum. Quindi possiamo già capire perché alla Russia non è stato permesso di prendere parte al gioco del Grande Reset, anche se Putin ha chiesto una fetta più grande della torta.
anche se il vaccino Sputnik non è stato accettato dalla maggior parte dei paesi. Mosca è uno dei principali ostacoli a un ordine mondiale unipolare, quindi la Russia, la potenza nucleare con il più grande arsenale nucleare, non ha ricevuto una carta in questo gioco. Ovviamente anche Putin non è un santo, è stato semplicemente cacciato da questo affare. Negli ultimi anni, però, aggirando le notizie di cronaca, un'azienda molto importante per comprendere le vere cause della guerra in Ucraina è stata inserita tra le grandi aziende del World Economic Forum. E questa non è altro che Naftogaz Ukraine, che è la più grande azienda statale in Ucraina. Nel 2004 la società rappresentava il 13% del prodotto interno lordo nazionale. Naftogaz Ukraine è impegnata nell'estrazione di gas naturale e petrolio. L'Ucraina è un paese molto ricco di minerali, con circa 20.000 giacimenti minerari. È un grande giacimento di petrolio e gas, di cui possiede la terza riserva più grande d'Europa. Se chiaro, questa guerra riguarda anche l'acquisizione delle risorse. C'è qualcos'altro di cui ha riferito anche il liberale globalista ungherese 24H, che non può essere accusato di filorussismo e disinformazione putinista. Il ministero militare russo ha rilasciato documenti del Ministero della Salute ucraino. I documenti confermano la presenza di diversi laboratori biologici segreti che operavano sul territorio dell'Ucraina, dove ha avuto luogo lo sviluppo di componenti di armi biologiche. Il maggiore generale Igor Konashenkov ha dichiarato che il programma biologico è stato finanziato dal Pentagono. Il generale ha accusato l'Ucraina e gli Stati Uniti di aver violato la Convenzione delle Nazioni Unite sulla proibizione delle armi biologiche e tossiche. Negli ultimi anni Mosca ha ripetutamente accusato Washington di gestire laboratori biologici per scopi sconosciuti nelle ex repubbliche sovietiche. A tábornok a biológiai és toxinfegyverek tilalmáról szóló ENSZ egyezmény megsértésével vádolta meg Ukrajnát és az Egyesült Államokat. Az elmúlt években Moszkva többször is azzal vádolta meg Washingtont, hogy a volt szovjet köztársaságok területén ismeretlen rendeltetésű biológiai laboratóriumokat üzemeltet. Pochi giorni dopo l'annuncio, gli americani hanno iniziato a negare l'operatività dei biolab in Ucraina. Dopo aver appreso le forze trainanti della guerra, diamo un'occhiata ai leader di Ucraina e Russia. C'è propaganda di guerra e diffusione di disinformazione. Il presidente ucraino Vladimir Zelensky viene trasformato in un eroe dai media globalisti e dalle sue filiali ungheresi, come d'altronde quelle di tutta Europa. Zelensky invece è in realtà un attore, un comico che ha interpretato per la prima volta il ruolo del presidente dell'Ucraina in una serie televisiva. Zelensky è nato a Kivril Rih nel 1978 in una famiglia ebrea e diventando presidente dell'Ucraina nel 2019 quasi dal nulla, essendo stato coinvolto in politica solo per un anno, e dietro di lui non c'era nessun movimento di massa. Un mito eroico che viene attualmente costruito dai media in tali ruoli è oscurato dal fatto che lo abbiamo visto di recente in questi ruoli. I media globalisti lo hanno celebrato come un eroe per la sua conferenza stampa tenuta da un bunker, da dove molto coraggiosamente ha inviato un messaggio a Putin chiedendogli di negoziare con lui, ma non a questo solito lungo tavolo dove negozia sempre con gli altri. Infatti Zelensky era così ubriaco da doversi sedere su una sedia vicino al pulpito. Ma lascio a tutti voi decidere quanto sembri affidabile. I media ovviamente hanno accuratamente omesso queste immagini dal loro reportage. Гарантии для чего? Мы не нападаем на Россию, не собираемся на нее нападать. Гарантии что? Мы в НАТО? Нет. У нас есть ядерное оружие? Нет.
Что я должен сказать? Кому я должен что-то дать? Miközben Zelenszkijből éppen hőst faragott. Mentre i media fanno di Zelensky un eroe, Putin è ritratto come un dittatore impazzito che vuole distruggere tutta l'Europa e persino l'umanità. Ma basta guardare queste mappe e decidere se è in corso una guerra pazza o se viene implementata una strategia molto ben congegnata. Questa mappa mostra le direzioni da cui l'esercito russo ha attaccato l'Ucraina e le aree segnate in rosso sono già sotto la sua giurisdizione. Ora però guarda questa mappa, puoi vedere la linea geografica che divide in due l'Ucraina con il fiume Dnepr che raggiunge i 10 km in alcune parti nel mezzo. Dopodiché possiamo guardare questa mappa dove vediamo le aree con un'alta percentuale di russofoni contrassegnate in blu. E infine guardiamo questa mappa dove si trovano i giacimenti di petrolio e gas dell'Ucraina e capiremo che l'esercito russo sta avanzando secondo un piano perfettamente congegnato. Quale sarà la fine di questa guerra? Putin sapeva esattamente che le sanzioni stavano arrivando, ma era d'accordo con la Cina, facendo una sorta di doppio gioco. Sostiene la Cina nella rivendicazione di Taiwan, sebbene la Cina non sia stata espulsa dall'ordine mondiale unipolare come la Russia. Nel World Economic Forum ci sono un paio di società cinesi, infatti, come Alibaba Group. L'egemonia americana non piace nemmeno alla Cina. Putin sapeva che nel tempo avrebbe probabilmente perso le forniture di gas in Europa, in particolare quelle dolorose in arrivo in Germania, ma non gli importa. Ha aumentato di fatto le forniture di gas alla Cina e fatto un accordo con Pakistan e India, quindi avrebbe compensato parte delle sue entrate europee perse da lì. In qualsiasi caso, il vero perdente in questa guerra sarà l'Europa. Ora stanno completando ciò che hanno iniziato con la Prima Guerra Mondiale. L'obiettivo è stato a lungo prevenire esattamente ciò che il movimento Nostra Patria ha già affermato nella sua dichiarazione di fondazione. Fin dal primo momento si parla di civiltà del Nord, perché la divisione dell'Europa fa bene solo ai nemici dell'Europa. La civiltà del Nord si estende dalla Kamchatka, il circolo culturale giapponese, al circolo culturale celtico. Questa è una civiltà. Questo è ciò che noi ungheresi conosciamo meglio, noi che portiamo insieme l'eredità orientale e occidentale di questa civiltà che è fusa in noi. Se questa civiltà potesse unirsi, se per secoli non fosse stata divisa in parti orientali e occidentali, sarebbe la forza più potente del mondo e vivremmo tutti molto meglio. Se i fondi tedeschi si unissero alle vaste terre russe, alle riserve di materie prime, alle risorse umane, rappresenterebbero una forza tremenda che opprimerebbe lo Stato profondo, il Deep State, radicato in America, che attualmente domina il mondo. A proposito, non lo nascondono neanche loro. Ascoltate solo ciò che George Friedman, il fondatore di Stratfor, noto anche come la CIA ombra, disse anni fa. The Germans themselves don't know what to do. They must export, the Russians can't take up the export. On the other hand, if they lose the free trade zone, they need to build something different. For the United States, the primordial fear is Russian capital, Russian technology. I mean, German technology and German capital, Russian natural resources, Russian manpower, as the only combination that has for centuries scared the hell out of the United States. So how does this play out? Well, the U.S. has already put its cards on the table. It is the line from the Baltics to the Black Sea. E infine, qual è l'interesse ungherese? Soprattutto restare fuori da questa guerra, che non significa solo non inviare armi o non inviare truppe in Ucraina, ma soprattutto non consegnare il nostro territorio alla NATO per le spedizioni di armi, perché possono farci precipitare in questa guerra. Nessun ungherese dovrebbe morire in questa guerra in Ucraina e il sangue degli ungheresi non dovrebbe essere dato per riempire le tasche dei governanti del mondo.
Non sarà facile rimanere fuori dalla guerra reale ed economica, poiché la propaganda bellica sarà continua e potrebbe essere intensificata. Sempre più civili uccisi, principalmente donne e bambini, verranno mostrati in foto e video. Stanno cercando di manipolare le nostre emozioni da entrambe le parti, dando il turbo alla propaganda di guerra sia del globalismo occidentale che russa. Nel nostro caso siamo spesso trascinati in un parallelo con il 1956, anche Lyubov Nepop, ambasciatore dell'Ucraina a Budapest, che vuole trascinare l'Ungheria in questa guerra a fianco del governo di Kiev, ha usato questo parallelo come sua argomentazione. Tuttavia, il parallelo ha molti punti deboli e la principale controargomentazione è che l'Ungheria è stata attaccata dall'Unione Sovietica nel 1956 e non dalla Russia. Questo significa, tra l'altro, che un gran numero di ucraini potrebbe essere stato nei carri armati inviati contro Budapest. E il manuale ufficiale dell'ufficiale militare russo, ora catturato dal servizio di intelligence militare ucraino GUR, è apparentemente credibile. Dice letteralmente quanto segue. I soldati russi vengono mandati in guerra con questa frase: l'esercito russo è l'ultimo bastione contro l'esercito di Satana, il nuovo ordine mondiale. Noi ungheresi non dobbiamo dimenticare che negli ultimi anni questo governo ucraino ha costantemente attaccato gli ungheresi della Transcarpazia. Un anno fa Zelensky ha promulgato un decreto presidenziale che vietava ai transcarpazi, con doppia cittadinanza, di ricoprire qualsiasi carica nel paese. Inoltre, la sicurezza nazionale dell'Ucraina ha da allora elencato gli ungheresi in Transcarpazia, inserendoli in una lista, il che significa una discriminazione nella regione più grave che mai. Ma diamo un'occhiata al documentario del 2019 di Uzhhorod Television. Diamo solo un'occhiata ad alcuni esempi dei numerosi incitamenti e attacchi contro gli ungheresi. Esperti hanno registrato 426 casi anti-ungheresi in Ucraina solo tra il 2014 e il 2018. O il 12 novembre i nazionalisti ucraini hanno condotto una parata anti-ungherese per le strade di Berezgzaz. Manifestanti mascherati, lanciando grosse, sonore granate fumogene, hanno rimosso la bandiera nazionale ungherese dall'ufficio del sindaco. E il 2 febbraio 2018 sconosciuti gettano una bottiglia di liquido infiammabile presso la sede dell'Associazione Culturale Ungherese in Transcarpazia, nel centro cittadino di Uzhhorod. E ancora il 27 febbraio, ignoti autori hanno fatto saltare in aria l'ufficio dell'Associazione Culturale Ungherese in Transcarpazia a Uzhhorod. A seguito dell'esplosione, il livello inferiore dell'edificio è stato completamente bruciato. Allora, qual è l'interesse ungherese? Non dobbiamo permettere che soldati o armi ungherese vengano inviati in questa guerra, né permetteremo alla NATO di utilizzare il territorio dell'Ungheria come area di marcia o base di partenza, rendendo così gli ungheresi un bersaglio in questa guerra. In secondo luogo, se i russi e gli ucraini concordano sul fatto che l'ONU dovrebbe decidere sul futuro dell'Ucraina, ai confini dell'Ucraina dobbiamo ricordare all'ONU l'esito del referendum transcarpatico del 1991. Inoltre, deve essere costruita un'economia nazionale ungherese che possa portare all'Ungheria parziale autosufficienza e sovranità. Ecco di cosa tratta il nostro programma Viradat. E non va bene per l'economia nazionale indipendente ungherese avere un ordine mondiale unipolare, un potere finanziario completamente centralizzato, così come non va bene se dobbiamo acquistare il costoso gas di scisto americano invece del gas più economico della Russia. L'Ungheria deve quindi lottare contro le sanzioni economiche che causano enormi danni agli ungheresi e all'intera Europa.